grazie per il vostro Susanna, e grazie anche a voi di essere qui. Beh, diciamo che ci potrebbe essere anche una buona notizia, anche se il quadro è preoccupante, è che sicuramente non ci annoieremo, e questo è garantito, anche se dobbiamo mettere in campo, diciamo, tutte le nostre idee, la nostra forza, il cuore e la ragione. E questa è una buona notizia, perché avremo tanto da fare. La cattiva purtroppo è che non siamo in Francia, siamo in Italia, e quindi siamo in un paese, diciamo, non abituato alla cittadinanza, a essere cittadini come sta succedendo in quel paese, dove appunto i cittadini, il popolo intero si ribella a una legge sul lavoro che noi purtroppo abbiamo già incassato. Però c'è anche da dire che questo popolo di sudditi, ogni volta che si è trovato di fronte a un referendum, nel 46, nel 74, fino al 2011, ha sempre restituito dignità al popolo, lo ha sollevato dal rango di passivo esecutore. E diciamo, Renzi ha ragione quando dice che il referendum è uno spartiacque, non c'è dubbio. Noi, diciamo, quando io intitolai il mio editoriale nel 2013, L'uomo solo al comando, che poi ha avuto qualche eco, stavo parlando soltanto delle primarie del PT, non c'era ancora tutto quello che è successo dopo. E già lì era facile accorgersi che non si trattava di un'elezione per Renzi, si trattava del primo grande plebiscito che lui riscuoteva. E su questa strada poi diciamo tante altre tappe sono state percorse, e tra quelli che mi dicevano ma che plebiscito, lasciamolo lavorare, appena arrivato bravo, c'ha un sacco di idee, c'era Massimo Cacciari, c'è tuttora, era, diciamo, molto convinto di questo. E il tema importante che Cacciari però ci solleva è questa deriva preoccupante degli intellettuali, perché adesso io leggevo stamattina Benigni, e poi leggevo che nella lista dei 250 emeriti professori, anzi gli scienziati, qui Buffi, che diciamo, sostengono il sì, c'era anche persone rispettabilissime come Ammanniti. Ora, sia Cacciari, sia Benigni, sia Ammanniti cosa dicono? La riforma fa schifo, dice Cacciari, ma è scritta con i piedi, e quindi voto sì, perché è coerenza cristallina, perché io voto sì perché voto Renzi, non perché mi piace questa riforma, è orribile. Benigni stamattina dice la stessa cosa. Beh, se dovessi dare un giudizio della riforma, direi che il mio cuore dice no, però la mia testa dice sì, perché se si vota no, succede la catastrofe. Stesso discorso di Ammanniti, che dice: ma questa riforma non va bene anche per un particolare, per come trasforma il Senato. Un particolare, quello è il cuore della riforma. Quindi non lo so qui a Firenze come si dice, a Roma si dice: ma ci fai o ci sei? Perché non è molto chiaro se queste persone, che sono poi persone stimabilissime, ragionino per una, diciamo, ampia convergenza politica che non sembrerebbe, o per una sudditanza, diciamo, a un potere forte che oggi è in campo e che fa, diciamo, torcere anche una voce di intellettuali come questi che ho citato in questo verso. Allora qui io vorrei dare, visto che si parla di intellettuali, si parla di democrazia, la parola al professor Zagrebnevsky, perché volevo citare una cosa che lui ha scritto, adesso la trovo, eccola, è questa. La posta in gioco, scrive il professor Zagrebnevsky, è la concezione della vita politica e sociale che la Costituzione prefigura e promette, sintetizzandola nelle parole democrazia e lavoro, che campeggiano, come tutti sappiamo, nell'articolo 1 della Costituzione. E quindi la questione istituzionale è questione politica,
In più, il professor Zagrebelsky dice un grande non detto. Il non detto qual è? Che non si cambia la prima parte della Costituzione, ma si cambia solo la seconda, invece è esattamente il contrario nel momento in cui si ribalta la democrazia. E allora, di fronte a questa piramide rovesciata, dove c'è un vertice di pochi e una base di molti che non conta, vorrei chiedere al professore perché l'articolo 1 è in realtà l'articolo maggiormente messo in pericolo da questa riforma. Io da vecchio professore ho i miei appunti partigiani sul campo che agli argomenti che scorrono dal cuore, quindi permettetemi di consultare ogni tanto quello che ho annotato. Per che cosa? Io confesso che sono tendenzialmente pessimista, forse è un dato dell'età, e poi la pioggia, il ponte, queste cose. Ero convinto che ci saremmo trovati qui sostanzialmente tra quattro gatti, e quindi nell'atmosfera giusta per fare un bel seminario universitario. E invece vedo che qui siamo tantissimi. Sandra, siamo anche più numerosi di quando ci siamo incontrati qualche anno fa, ti ricordi, in un'altra iniziativa di libertà e giustizia. Aggiungo, siamo tutti qui venuti gratuitamente. Cioè, non, gratuitamente non perché non ci siano stati pullman che ci hanno, non è quello. Siamo venuti qui perché non abbiamo nulla da rivendicare per noi medesimi. Anzi, forse in qualche caso l'essere qui è contro i nostri interessi particolari. Questo vuol dire che ci spinge una convinzione forte, guardate, non dogmatica, noi siamo disposti anche ad accettare, anzi noi vorremmo un dibattito nel quale, come in ogni dibattito, si entra con le proprie idee, ma non si è sicuri con quali idee si uscirà. Cioè, noi vorremmo un dibattito per cercare di argomentare le nostre ragioni, pronti ad accettare le ragioni altrui ed eventualmente a rivedere anche le nostre posizioni, perché non siamo dei fanatici, non siamo dei dogmatici. Adesso dico tra parentesi, se io avessi la fortuna di incontrare il ministro, la ministra delle riforme costituzionali, le farei questa domanda che spesso ci veniva fatta quando facevamo le scuole elementari, ci si dava da leggere un testo, io direi l'articolo 70 della nuova Costituzione, e poi vorrei chiedere al Ministro, adesso gentile signore Ministro, ci può dire con le sue parole quello che sta scritto nella... però fa parte un po' del quadro, e io naturalmente non sono qui per fare un seminario, ma per toccare ancora una volta alcuni dei temi che già il professor Smuraglia ha evocato. Vi chiedo scusa, ma insistiamo, magari andando anche un pochino più là con qualche argomento collaterale, però vorrei cogliere il senso finale di quello che ha detto il professor Smuraglia. Quello che sta accadendo in questi tempi e nei prossimi mesi, guardate, può essere una grandissima occasione per noi, per il popolo italiano, per la democrazia, perché stavamo piano piano, inavvertitamente, percorrendo una linea discendente di assuefazione nella quale non,
non si vedevano energie, diciamo così, reattive. Queste nostre mobilitazioni, con tutte le difficoltà che hanno, no? nel dibattito pubblico, i giornali non tutti seguono con simpatia l'esistenza di qualcuno che osa dire, come lo scrivano di Melli, no? Che osa dire sommessamente, ma diciamo convintamente, preferiremmo di no. Preferiremmo di no. Non è una cosa sconvolgente, è una cosa che dovrebbe essere nelle nostre corde. Non si può dire sempre sì. Certa pazienza, anche il no ha i suoi pregi. Ma dico, quindi, quello che sta accadendo può essere una scossa democratica. Mi veniva in mente quello che sta scritto nelle ultime pagine delle Lettere dalla giovinezza di Vittorio Foa, fondativo, chi non l'ha letto lo riveda, citando Giovan Battista Vico. Vittorio Foa era nelle carceri del fascismo, era un giovane, non sapeva quanto tempo sarebbe durata la sua detenzione, non sapeva nemmeno se ci sarebbe stata la liberazione, un momento, diciamo, pensate di quale cupezza intellettuale. Bene, alla fine di queste sue lettere, conclusivamente, citando Vico, dice: sembravano inconvenienti ed erano opportunità. Cerchiamo di trasformare questi nostri inconvenienti in opportunità per rivitalizzare la nostra... C'è qualche... maltempo. Ma... Del resto a Firenze tutte le volte che io sono venuto per Libertà e Giustizia ha sempre diventato. Va bene, allora, venendo al, diciamo, all'intervento che volevo, che mi ero preparato prendendo qualche appunto, il tema che vorrei affrontare è quello dell'articolo 1 della Costituzione italiana. Pensavo di fare un seminario su questo articolo, che recito, per chi non l'avesse a memoria: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Guardate, commento, ecco, esegesi. L'Italia non dice il governo italiano, la forma di Stato, dice l'Italia. Che cos'è l'Italia? L'Italia è l'insieme dei suoi cittadini, è il suo territorio, è le sue bellezze, è la sua tradizione. Tutto questo è l'Italia. I mari, i monti, cioè è la parola Italia che inaugura l'articolo 1, è la parola la più comprensiva che si potesse scrivere. Ora, questa Italia, quindi politica, economia, cultura, tutto ciò che è territorio, bellezza, potremmo anche aggiungere bruttezze, anche questa è l'Italia. L'Italia, questo è il soggetto. Poi questo articolo va letto come se fosse una frase musicale, dove le note sono unite da un segno di legame, no? Sapete com'è scritta una partitura? C'è questo piccolo arco che unisce le parole o le note che vanno tenute insieme. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Che cosa voglio dire? Voglio dire che l'Italia non è una repubblica, punto. L'Italia non è democratica, punto. L'Italia non è fondata sul lavoro. Ma l'Italia è queste tre cose che si devono leggere, devono stare insieme. Senza di che si tradisce questa idea unitaria. Non ci può essere quell'Italia a cui hanno pensato i costituenti senza lavoro, senza democrazia e senza repubblica. Questo secondo me è un... e un
dato costituzionale importantissimo. Noi costituzionalisti spesso abbiamo, come dire, disossato questo articolo, no? Prendendone un pezzettino per volta, invece no, va visto nel suo insieme. Scusate, io non so chi è che sta presiedendo qui. E no, perché qualcuno mi dovrà pure togliere la parola. Allora, adesso però proviamo, poi cerchiamo di ricostruire l'unità di questi tre concetti. Repubblica, beh, ne ha già parlato il professor Smuraglia. Io aggiungerei questo, che la parola Repubblica, come sapete, ha una tradizione nel pensiero politico. Cicerone, adesso non voglio esagerare, Cicerone, la Repubblica è ciò che riguarda e tocca tutti quanti, è la res communis, prima ancora che il regime repubblicano, cioè il regime con al vertice un presidente della Repubblica invece che un monarca. La Repubblica è quel contesto sociale dove la cosa pubblica è di tutti, res pubblica, il che vuol dire che le cose pubbliche non sono di nessuno, o meglio, non sono di nessuno in particolare, nessuno si può impadronire di ciò che deve essere pubblico. Questo è il significato profondo. La parola democrazia. Ma colleghiamo democrazia a Italia. Nell'articolo 1 democrazia non vuole dire soltanto meccanismi istituzionali tipo il suffragio universale, certo queste cose sono indispensabili, una legge elettorale che sia onesta nel rappresentare la volontà, le divisioni, le aspirazioni dei cittadini, ma è l'Italia che è democratica, che è una repubblica democratica. Questo sta a dire che non ci può essere, secondo la Costituzione, una democrazia, questo è abbastanza ovvio se ci pensiamo, se non c'è l'Italia democratica, cioè se non c'è una società democratica. In una società divisa in due, tra ricchi e poveri, tra potenti e impotenti, ci potranno anche essere forme democratiche, forme istituzionali, ma non è la democrazia. La democrazia, per essere tale, deve avere istituzioni democratiche, ma basarsi su una società democratica. E capiamo bene che cosa vuol dire società democratica, dove ci sia una tendenziale uguaglianza delle opportunità, dove non ci siano divisioni sociali profondissime, per cui ci sia una parte della popolazione messa a margine, per usare una parola che non è la nostra, una società, una parte della società rottamata, messa in ignorata, silente, che non può parlare. Una società, diciamo, mediamente giusta. Ecco, nell'idea di Italia democratica è compresa un'aspirazione alla giustizia tra di noi, tra i ceti, tra le categorie. Insomma, una società nella quale a tutti faccia piacere vivere. Una società amichevole per tutti. Ecco, basta dire questo per avere, no, un pensiero guardando la condizione, ma tornerò tra un istante. E poi fondata sul lavoro. Voi sapete quante discussioni ci sono state all'Assemblea Costituente su questa formula, Repubblica dei lavoratori fondata sul lavoro, ma insomma queste sono cose che stanno alle nostre spalle. Il lavoro di cui la nostra Costituzione si occupa nell'articolo 1, ma poi in una serie di altri articoli, è
il lavoro emancipante è il lavoro finalizzato a liberare gli individui dalla schiavitù del bisogno, o se volete anche, cioè è il lavoro in funzione della dignità, della libertà e della dignità, ma se volete anche in funzione dell'obiettivo di liberare i cittadini dal dover dipendere dal beneplacito di chi può, cioè una società in cui si abbiano diritti e non una società in cui si cerchi di campare aspirando a doni, premi, come si chiamano? I bonus. Per una società dove i singoli dipendono dal beneplacito di chi ti può dare, è una società che dipende dal benvolere di colui che può ritirare la mano, e non è una società di liberi, è una società di dipendenti. Allora, tutto questo sta nell'articolo 1 della Costituzione, che abbiamo letto e riletto mille volte, però capite quale idea di società ne viene fuori. Allora, facciamo un rapido elenco delle cose che abbiamo davanti agli occhi, confrontandole con questo articolo 1, ma questo dico per anticipare la chiusura, che riprende poi quello che diceva il professor Smuraglia, per dire che non è affatto vero che non si tocca la prima parte della Costituzione. Diciamo pure, la prima parte della Costituzione è già stata toccata per tanti anni, per tanti decenni, o forse non si è mai messo mano seriamente a una politica rivolta a realizzare questi obiettivi. Per cancellare la prima parte della Costituzione non c'è bisogno di abrogarne gli articoli, basta semplicemente lasciare che le cose vadano come devono. Per esempio, come devono? Che le cose vadano come vanno, come non devono. Allora, res publica, qual è forse la, cioè quella cosa che di tutti, eccetera, che dicevo prima, un po' enfaticamente, qual è il primo attentato alla res publica? È la corruzione. Che cos'è la corruzione se non l'impossessamento particolare di beni che dovrebbero essere di tutti? Allora, l'articolo 1 nella parola Repubblica è contraddetto massicciamente dalla diffusione della corruzione nel nostro paese. Voi sapete benissimo in quale onorevole posto il nostro paese occupa nelle graduatorie della diffusione della corruzione nel mondo. Ma Repubblica è anche una formula che fa riferimento a quelli che oggi da qualche hanno iniziato a essere definiti beni comuni, non c'era forse bisogno di questa ideologia dei beni comuni. Beni pubblici, poi insomma non è solo questo, ma insomma, cosa sono i beni comuni? Sono beni materiali naturalmente, le spiagge, i musei, i monumenti, tutte queste belle cose qui, ma beni comuni sono innanzitutto la scuola, cioè beni immateriali. Qui è stato citato Calamandrei più volte, come voi sapete Calamandrei aveva definito il sistema scolastico un potere dello Stato, un organo della democrazia. In che condizioni è la scuola? La scuola serve a formare i cittadini o serve a formare operatori commerciali? Ricordate quando è stato annunciato lo slogan la scuola delle 3 I? Inglese, internet e impresa.
In quella mentalità la scuola doveva servire a formare tecnici esecutivi, altro che organo della democrazia, organo della Costituzione di Calamandrei. L'arte e la cultura sono beni comuni. È inutile che dica beni comuni, beni repubblicani, ecco, potremmo usare questa espressione, beni repubblicani, il che vuol dire che naturalmente devono essere messi a disposizione, utilizzati, valorizzati, ma appropriati dai privati non sono più beni repubblicani. Le risorse naturali, l'acqua, c'è stato un referendum sull'acqua che aveva quel significato di difenderlo come bene di tutti, bene repubblicano. E la salute è un altro caposaldo della Costituzione, la salute non è solo un interesse individuale ma un interesse della collettività, promuovere la salute, elevare lo standard di salute della nostra popolazione. Oggi siamo tornati a una condizione in cui lo stato dei denti è diventato un segno che qualifica la posizione nella scala sociale. C'è una parte della nostra popolazione che non è in condizione di curare i suoi denti. Vedete come siamo lontani, corruzione, abbandono al privato, perché anche la salute si dice vabbè, riduciamo la spesa sociale perché eccetera eccetera eccetera, si faranno le assicurazioni private, ma le assicurazioni private sono appunto il segno più evidente che quel bene che dovrebbe essere repubblicano è lasciato alla cura degli individui, cioè di coloro che se lo possono permettere, chi non se lo può permettere, pazienza. Questo per quel che riguarda la Repubblica, si potrebbe andare avanti con altri esempi, la democrazia, ecco, questo l'ha già detto, scusami professore, ti sto citando, ti sto saccheggiando, ma non c'è intervento pubblico della parte del sì in cui si dice ma dovrete essere tutti contenti perché si vota in un giorno e la sera stessa sappiamo chi ha vinto, vincere, e qui mi viene spontanea la battuta, anche perché faccio un'altra volta in tua presenza, qualcuno una volta diceva, una è la consegna, vincere, e vinceremo. Ricordate che... E la realtà è che la democrazia non è questo. La democrazia è la designazione dei responsabili delle forze politico-sociali più rappresentative che si assumono il gravosissimo compito di tenere insieme una società nel segno della giustizia. Questo è il significato dell'elezione. L'elezione non è una battaglia campale per cui chi vince mette nel silenzio tutti gli altri, sconfigge come sul campo di battaglia gli altri, è l'assunzione di un compito molto, molto rilevante. E io mi immagino, sognerei una repubblica democratica nella quale chi ha prevalso, non diciamo vinto, chi ha prevalso nell'elezione la sera stessa si raccoglie tra sé medesimo e dice: oh povero me, che cosa mi è capitato. E invece questa irresponsabilità, questo non rendersi conto di che cosa vuol dire essere uomo di Stato, uomo di democrazia, per cui chi vince è tutto contento, cioè nella vera democrazia si dovrebbero essere quelli che hanno perso a essere contenti, perché non sono gravati di un onere che fa tremare le vene e i polsi, e invece succede il contrario.
Appunto, già da questo punto di vista ci accorgiamo che la concezione della democrazia è assai lontana da quella voluta dalla Costituzione. Si è già detto del Parlamento illegittimo, questo è un punto su cui il Parlamento illegittimo che ha messo mano alla Costituzione. Devo smettere. No, perché c'è questa sentenza famosa, numero uno del 2014 della Corte Costituzionale, che viene evocata da quelli che dicono va tutto bene, a cominciare dal Presidente della Repubblica di allora. La sentenza dice una cosa molto chiara, dice che con la legge dichiarata incostituzionale, il Porcellum, cito tra virgolette, si è rotto il rapporto di rappresentanza democratica tra gli eletti e gli elettori. Si poteva dire una cosa più radicale, rotto il rapporto. Poi nell'ultima parte della sentenza, dopo aver fatto questa affermazione, si dice che tuttavia per un diverso motivo, che non è la democrazia, non è la rappresentanza democratica, ma è l'esigenza che ci siano alcuni organi fondamentali della Repubblica che non vengano meno. È il principio di continuità. Quindi quella sentenza contiene due parti. Una, abbollato di antidemocraticità il sistema elettorale e quindi il Parlamento che è stato eletto sulla base di questo sistema, parte numero uno. Parte numero due, però abbiamo bisogno di un organo che per esempio modifichi la legge elettorale se ritiene, o faccia, o prenda misure urgenti. Ma non un Parlamento che resta tranquillo come se niente fosse. Lì ci sarebbe stata la necessità che i custodi della Costituzione, e non dico quali sono, lo sapete bene che vuole, intervenissero per dire il Parlamento è incaricato di approvare le riforme minime essenziali per poter andare il più rapidamente possibile al voto. Con una legge elettorale conforme alla Costituzione. Invece ciò non è accaduto. E quindi diciamo siamo in una situazione, capite? Il lavoro, del lavoro credo che parlerà. Ora, è vero che il mondo è cambiato, le relazioni industriali sono cambiate, la globalizzazione ha avuto i suoi effetti, ma indubbiamente se uno guarda la Costituzione, articolo 1, fondata sul lavoro, trae la conclusione che la politica, la democrazia, avrebbe dovuto agire in maniera tale che il fondamento della vita comune fosse il lavoro. Quindi l'economia dipendente dalla politica. È accaduto l'esatto contrario. Oggi la politica è ridotta a essere che cosa? Una funzione dipendente dalla politica. È un vero rovesciamento. Le cause di questo rovesciamento sono, non so se sono più grandi di noi, ma certamente non c'è nessuno sforzo per cercare attraverso il consenso politico, le forme della democrazia, in qualche modo di imbrigliare le forze selvagge della globalizzazione, dell'economia finanziarizzata. C'è da fare un grosso sforzo, un grosso lavoro, anche per recuperare su questo terreno un minimo di sovranità. Adesso qui non è più l'articolo 1, ma è l'articolo 11. Si dice l'Europa, i mercati globali, il trattato interatlantico, tutte queste belle o brutte cose che ci sono sulla nostra testa. Ma l'articolo 11 della Costituzione stabilisce che l'Italia è una repubblica sovrana. Cosa vuol dire sovrana? Che ha il controllo delle decisioni fondamentali che riguardano la vita di tutti noi.
Poi aggiunge che l'Italia è disponibile e disposta a limitazioni di questa sovranità nella prospettiva dei padri fondatori, diciamo il manifesto di Ventotene che viene citato, andrebbe studiato. Siamo disposti a non cessioni ma limitazioni della nostra sovranità per la costruzione di istituzioni sovranazionali che servono alla pace e alla giustizia tra le nazioni. Quindi è una disponibilità condizionata. La sovranità resta sempre nelle nostre mani per valutare che queste condizioni vengano rispettate. In ogni caso, quello che nel dibattito dell'Assemblea Costituente era chiaro è che la Repubblica non avrebbe potuto fondarsi sulla finanza, si doveva fondare sul lavoro. Questa è una distinzione radicale e molto chiara. E forse Landini ci spiegherà come invece il lavoro, ecco, si fonda sulla finanza e quindi se dalla finanza esce qualche posto di lavoro, tanto di guadagnato, ma se non esce posto di lavoro, o se ci sono dislocazioni delle imprese, trasferimenti di lavoro, non c'è niente da fare. Conclusione. La retorica della prima parte della Costituzione che non viene toccata è una retorica falsa, è una delle tante certezze che si rendono determinate. È chiaro che non vengono toccate le parole, ma la sostanza già da molto tempo diciamo, ha perso di consistenza. Potremmo dire, non se la sono presa con la prima parte della Costituzione, potremmo dire tragicamente, perché non ce n'era nemmeno più bisogno. Ora, conclusione, io sono stupito dell'accanimento che da parte dei riformatori della Costituzione è messo in questa vicenda. Ma scusate, voi non notate una sproporzione tra l'impegno, i discorsi, i giornali per lo più messi in linea, i telegiornali a loro volta, tutto questo, no? Tutta questa montagna di energie, di speranze per i riformatori, da un lato, e dall'altra il piccolo e povero Senato. Ma voglio dire, va bene, modifichiamo il bicameralismo, ma vi pare un problema di dimensioni tali da giustificare tutto quello che sta accadendo in Italia? Cioè, io ci vedo qualcosa di inspiegabile. E la riforma del Senato, così come anche la riforma del titolo quinto, di questo non abbiamo parlato, ma che qui in Italia fino a qualche anno fa, se non eri federalista, non avevi diritto di parlare in pubblico, eri scomunicato. Adesso, come se niente fosse, si modifica il titolo quinto pensando di ridurre il contenzioso davanti alla Corte, ma insomma bisognerebbe per questo davvero fare un seminario accademico. Si introduce la clausola di supremazia dello Stato sulle regioni in caso di interesse sovraregionale, che è il contrario del federalismo come lo si considerava a suo tempo, e nessuno dice nulla. Ma siamo un paese così privo di memoria, si può fino a un certo punto essere bianchi e diventare neri, c'è qualcosa che non quadra. Secondo me quello che spiega questa enfasi sulla riforma del Senato e della Costituzione, e ciò che spiega è questo: siamo di fronte a una battaglia che ha come strumento, come aspetto strumentale, la Costituzione, ma che ha come oggetto la vittoria politica, che coloro che se la auspicano pensano che possa essere definitiva.
chi vince nel referendum, il sì che vince nel referendum, avrà la strada spianata per non so quanti anni di governo incontrastato nel nostro paese. Ora, questo secondo me è ciò che ci deve fare paura. Certo non è facile farle come questa, però abbiamo ancora tutto giugno da lavorare sul serio, va bene? E poi continueremo a lavorare perché fino a ottobre noi non avremo pace, anche se non avremo da raccogliere i figli. Adesso credo che Gustavo e Nadia forse... Gustavo ci dice due parole, l'avete capito voi che venite da fuori che Firenze non è proprio tutta solo il giglio magico, sarebbe già una cosa molto positiva questa. L'abbiamo capito e siamo molto contenti di dare con noi questo messaggio. No, io a che titolo parlo qui? Come presidente onorario di Libertà e Giustizia, onorario vuol dire che è chiamata appunto a fare queste cose, queste cerimonie. Vi ringrazio tutti, però posso approfittare per dire solo due cose. Noi saremo chiamati nei prossimi mesi a impegnarci nei luoghi che ci sono consentiti, no? Giornali, televisione, rapporti familiari, di amicizia, le associazioni di cui facciamo parte. Ecco, allora cominciamo a cercare di, come dire, di purificare il linguaggio, cioè di non cadere nel linguaggio volgare che ci viene fornito dai nostri interlocutori. Ci sarebbero tante cose da contestare, per esempio uno degli argomenti che viene utilizzato è che noi siamo per il no perché siamo attaccati alla nostra poltrona. Ecco, ma lo dicevo proprio all'inizio, se noi siamo qui siamo mossi dal totale disinteresse, perché sono gli altri che semmai hanno un problema di proprio futuro politico, amministrativo, legato all'esito del referendum. Sono costoro. Cosa succede? Allora, non lasciamo passare questi messaggi, cioè che noi siamo lì perché abbiamo il nostro interesse. Tra il sì e il no, noi siamo quelli disinteressati, nel senso che dicevo prima. E poi non diamo l'impressione che siamo solo, diciamo, attestati sulle barricate per resistere. Noi, lo diceva Nando della Chiesa, avremmo molte richieste di innovazione costituzionale. Vi faccio solo un esempio. Oggi si parla, come ben sappiamo, del problema degli immigrati e se ne parla facendo leva a una norma della Costituzione che prevede il diritto di asilo. Questa norma è totalmente fuori tempo. L'asilo era un istituto che veniva utilizzato quando c'era un perseguitato politico in un certo paese, due, tre, e chiedevano la protezione dello Stato estero per ragioni politiche. Oggi abbiamo queste immigrazioni che hanno alla base sia ragioni politiche sia ragioni economiche. Non c'è più nessuna ragione per distinguere i due casi. Si tratta per queste persone di difendere il loro diritto alla vita, e queste migrazioni con l'asilo proprio non c'entrano nulla, e questo è un problema di apertura delle nostre società nazionali ed europee di fronte a un fenomeno, questo sì epocale, non questa riforma, questo sì epocale. Ci dovremmo interrogare anche in termini costituzionali, chiederci che cosa significa la formula che è molto utilizzata ancora sempre di più purtroppo in questi dibattiti del a casa mia. Ma esiste ancora una casa mia? Dovremmo, il
territori, i confini, insomma siamo in un mondo che sta cambiando. Si citava il problema della magistratura, della sua posizione rispetto ai centri di decisione politica. Un'altra formula che viene utilizzata e che dovrebbe essere contestata è questa: ci vuole leale cooperazione. La magistratura, guai se si mette sul piano della leale cooperazione con... Questa è una formula che andava bene nella Russia, nell'Unione Sovietica di Brezhnev o di Stalin, quando la magistratura doveva stare a un gioco comune. Negli stati liberali la leale cooperazione può valere tra enti politici, organi politici, ma non certo con la magistratura. Ecco, facciamo attenzione ai messaggi subliminali che vengono trasmessi attraverso il linguaggio, per non parlare delle formule più volgari, mandare a casa un politico su tre, cosa? La palude, noi tutti vogliamo avere una casa, no? Mandare a casa, portare a casa il risultato, no? Sembra un'appropriazione privatistica di bottino, per non parlare del tacchino, perché il tacchino effettivamente mi ha profondamente colpito. Cosa c'entra? A chi di noi potrebbe venire in mente che in un dibattito sulla riforma costituzionale qualcuno possa tirare di mezzo il tacchino, che si fa la festa da sé per il pranzo di Natale? Ora, se io fossi stato un senatore e mi fossi sentito dare del tacchino, avrei reagito. Invece il nostro Presidente del Consiglio ha detto questo come atto di omaggio, come complimento, no? Vi siete comportati come il bravo tacchino. Ma al di là di questo, diceva, chi può venire in mente? Può venire in mente a uno che ha assoldato un consulente americano, perché il tacchino si usa. La festa del ringraziamento viene da lì, e che è lautamente pagato, immagino con soldi leciti, non certo, sono nostri, ah sì, sono i gruppi, ma anche invece di, ecco, allora questi consulenti della comunicazione sono l'equivalente in politica dei pubblicitari nella comunicazione commerciale. I pubblicitari della comunicazione commerciale non hanno affatto come obiettivo di indurre i consumatori a comprare il prodotto migliore, anzi hanno come obiettivo di indurre i consumatori a comprare il prodotto peggiore, che altrimenti non verrebbe venduto, al più alto prezzo, cioè fare l'interesse dei produttori. Ora, quando questa logica entra nella vita politica, capite che siamo in un contesto che per noi è completamente inaccettabile. E noi, state zitti, e noi non abbiamo consulenti di questo genere, noi parliamo come ci viene spontaneamente, una brillantezza, altri più noiosi come appunto i costituzionalisti, no? Vabbè, ma a parte questo, il nostro discorso non ha dietro di sé una manipolazione della comunicazione, e questo è un nostro pregio, e dobbiamo esserne fieri, e dobbiamo rimproverare agli altri. Tra l'altro tenete conto che quando vanno in televisione usano una dozzina di luoghi comuni, sempre gli stessi, e io in fondo quello dei tacchini è stata un'innovazione, no? Ma per il resto, allora, sfidarli a parlare con parole loro, no? Con parole insegnate da altri. E poi una delle cose che si dice sui giornali, ci si dà questo consiglio, no? Di là c'è un punto di riferimento, un leader carismatico, noi no. Bene, noi non lo vogliamo. Non lo vogliamo, perché la nostra comunicazione politica è orizzontale, perché
sempre personaggi carismatici di quel genere. Ci ho detto, grazie di tutto, a tutti i presenti, grazie a Libertà e Giustizia, grazie a coloro che hanno preso. Ringrazio allora tutti quelli che hanno da essere ringraziati, si possono ringraziare. Alla prossima occasione, prima di festeggiare poi il 3 ottobre, pare che sia il 2, no? Come? No, io ho sentito che Renzi vorrebbe farci votare il 2, allora il 3 ci troviamo qui e in ogni caso con il cuore alle stelle, perché o avremo vinto oppure una grande battaglia ci aspetterà per l'avvenire che ci riempirà di entusiasmo. Attenzione, attenzione, Sandra Rosati. No, niente, volevo dire che abbiamo ancora il nostro coro, perché ha aspettato tutto.